Buongiorno, eccoci qua, pronti per iniziare una nuova puntata di Casa Minutella, pronti per tenervi compagnia anche oggi per 90 minuti, come accade ormai dal mese di ottobre, due volte a settimana, il martedì e il giovedì, in contemporanea diretta su blogsicilia.it, sui social del gruppo editoriali, sulla pagina Facebook di Casa Minutella. Vi aspettiamo anche sul nostro canale YouTube, su blogplay con lo yorkfinale.it e poi sul canale 16 in tutta la Sicilia, isole minori comprese, di Video Regione. Mando un saluto agli amici di Modica e poi ancora stasera dalle 18 alle 20 in differita sulle frequenze in FM di Radio Fantastica. Vi ricordate quando c'era quello del sale che passava e diceva quando mi cercate non mi trovate? Noi quando ci cercate ci trovate. Oggi è festa in casa Blog Sicilia, facciamo gli auguri di buon compleanno al nostro editore Biagio Semilia, che oggi fa il compleanno, quindi tanti auguri editore, tanti auguri Biagio, buon compleanno. Allora, vi racconto, qualche settimana fa ho ricevuto la telefonata da parte del presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, l'onorevole Gianfranco Viccichè, il quale mi chiedeva di organizzare un confronto in Casa Minutella, e lo ringrazio per aver scelto questa sede, quella di Blog Sicilia di Casa Minutella, per incontrare l'ingegnere Tuccio D'Urso. Se ne è parlato tanto nei vari giornali e quindi oggi faremo questo confronto tra il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Viccichè, l'ingegnere Tuccio D'Urso. Ma come ben sapete, io in Casa Minutella faccio il parcheggiatore abusivo e quindi ho invitato due autorevoli penne. Una è quella di Mario Barresi, giornalista della Sicilia, e l'altra che sarà con noi è quella di Paolo Mandara, che è già scritto su buttanissima.it. Questo accadrà dopo la sigla, e sigla sia. Sigla. Buon lavoro a tutta la nostra redazione, capitanata da Maglio Viola, buon lavoro a Daniela Pusciadda, a Walter Giannò, al nostro comparto tecnico, a Federico Del Popolo e al nostro Deus Ex Machina, Emanuele Cammarata. Buon pomeriggio a Gianfranco Viccichè, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. Presidente, buon pomeriggio, benvenuto in Casa Minutella. Tanti auguri a Biagio intanto. Grazie, buon pomeriggio anche all'ingegnere Tuccio D'Urso, grazie, che è già buon con noi. Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a Paolo Mandara, giornalista di buttanissima.it. Ciao Paolo. Ciao Massimo, buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti. Grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a Mario Barresi. Mario, buon pomeriggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Una cosa è sicura, sei in via Dogali, questo l'abbiamo capito. Sì, non ci può sbagliare. Sono in una amena località di montagna, per un pranzo fuori porta. Senti, l'Etna lo vedi? Riesci a vedere l'Etna, Mario? Da qui no, però per arrivarci sì. La cenere mi sa che è arrivata fino a lì a Palermo stanotte. Mi sa che... Però il panorama che hai dietro non è proprio fantastico. No, insomma, è un po' lucubre. Però c'è questa via Dogali messa dietro che è abbastanza esplicativa. Allora, facciamo così. No, resta fermo. No, va benissimo. Non ti preoccupare. Allora, facciamo una cosa. Andiamo, regia, per favore, sulla pagina di buttanissima.it, sull'articolo a firma di Paolo Mandara, il fondo opaco degli affitti D'Urso dalla regione, 40 milioni l'anno a società offshore. Questa dichiarazione del Tuccio D'Urso, ma i conti sugli immobili non tornano. Scendiamo giù, per favore, la regia, lo facciamo vedere tutto l'articolo. Eccolo qua, a firma di Paolo, che è già collegato con noi. Questo è uno dei tanti articoli, perché Mario, te ne sei occupato anche tu di questa bagarre, chiamiamola così, tra il presidente dell'ARS e Tuccio D'Urso. Sì, ma che non ha nulla a che vedere con quello lì. Lo so. No. Infatti ho precisato che quello è uno dei tanti articoli che sono stati scritti per le dichiarazioni dell'ingegnere. Però adesso Barresi ci fa la sinossi di questa ultima, come dire, ripeto, bagarre, chiamiamola così, tra il presidente dell'ARS e Tuccio D'Urso. Mario, prego, una sinossi brevissima e poi partiamo. La bagarre è uno degli effetti collaterali, perché questa vicenda parte da molto lontano. Bisogna risalire all'era della presidenza di Totò Cuffaro,
per raccontare della, diciamo, dell'avventura della regione che si mette a fare la regione immobiliarista con un caso abbastanza clamoroso che ho raccontato io, ma all'epoca raccontarono tantissimi altri colleghi, Antonio Fraschilla, Emanuele Lauria, ne parlammo tantissimo. Praticamente la regione è arrivata a un certo punto, è arrivata a un certo momento, decide di dismettere una quota di patrimonio immobiliare, lo vende e poi subito dopo affitta dai, dai compratori di questi immobili, okay, con prezzi che poi anche la Corte dei Conti ritenne fuori mercato. Su questa operazione ballano chi dice 60, chi dice 100 milioni E questo è quello che abbiamo visto prima. Io ti chiedevo invece di questa ultima situazione che ha visto l'ingegnere D'Urso a colloquio con il presidente della Commissione regionale antimafia. Perché sia chiaro, prego, io prego, su questo argomento sono assolutamente d'accordo con D'Urso. Sì. Cioè io non, esatto, questa vicenda, questa vicenda qui non c'entra nulla con, no, la, con la nostra vicenda di oggi. Secondo me c'entra, però, sì. Presidente, poi ne parleremo. Prego Mario. C'è un aspetto collaterale, perché c'è Tuccio D'Urso che è un personaggio che sicuramente non le ha mai mandate a dire, nello sfogo complessivo, chiamato anche dalla commissione antimafia presieduta da Claudio Fava a spiegare alcune sue affermazioni di quando lui parlava anche con una certa percentuale di suggestione di siciliani che hanno i conti alle Cayman, ma diceva Cayman per creare anche attesa poi dal racconto seguendo le società che sono dietro a questo affare immobiliare, si arriva in Lussemburgo, si arriva in Delaware, Tuccio parla di Cayman anche per provocare, nello sfogo parla anche di un episodio che lo ha riguardato direttamente e che si è consumato a Sala d'Ercole, ovvero quando una proposta del governo regionale, una legge che noi abbiamo chiamato scherzosamente ad ursum, proponeva una deroga per i dirigenti regionali proponendo di farli restare anche dopo l'età dopo la quale dovevano andare in pensione, con il famigerato voto segreto e con delle procedure di aula sulle quali non si è fatto fino in fondo chiarezza, questo emendamento proposto dal governo è stato bocciato e quindi Tuccio D'Urso, che poi ha continuato a fare tante cose importanti per il presidente della regione, ha finito la sua carriera di dirigente regionale all'energia, al termine della quale era passato, diciamo, alla storia delle cronache regionali come il dirigente antifannulloni, perché aveva lanciato una sua battaglia, devo dire anche appoggiata da un po' da tutti, contro chi all'interno degli uffici regionali non voleva fare poco, diciamo. Oh, perfetto. Questa quindi sul voto dell'ARS che affonda la proroga della carriera di dirigente di D'Urso, lì si innesta lo scontro, mi è parso di capire, tra lui e Miccichè, che penso sulla vicenda immobiliare abbia assolutamente le stesse perplessità che tutti hanno, ma giustamente si erge a difensore dell'onorabilità dell'istituzione ARS. Allora Mario, fermati un attimo. Non l'ha toccata piano, definendo questo voto una sorta di attentato alla Costituzione. Perfetto. E lanciando delle precise accuse, perché le cronache di quella seduta, per esempio, ci raccontano di un pianista, tra virgolette, grillino, che avrebbe votato al posto di un deputato. Fermati un attimo, Mario, che in quel momento era assente. Regia, io non so se Mario mi sente, perché tento di bloccarlo, però Mario, sì, ti sento. Ah, perfetto, ok, adesso ti sento. Allora, Presidente, partiamo intanto grazie per aver scelto questa sede per questo confronto. Quindi, è comodo. È comoda. La domanda che le faccio, la prima domanda che le faccio è questa, Presidente. Perché è qui e perché ha chiesto questo confronto? Al netto della sinossi che ha fatto Mario. Il direttore D'Urso, che così come dissi la prima volta, il primo comunicato che ho fatto, è una persona con cui tutto il tempo della mia carriera politica, diciamo, con cui ho avuto sempre rapporti di grande cordialità e grande
come dire, trasparenza, ma non trasparenza, non c'è un motivo di non usare la trasparenza nei rapporti che sono tra noi. A un certo punto, non so se perché è nervoso, perché è incazzato, non so qual è esattamente il suo stato d'animo, dice che a un certo punto dichiara a un giornale, quindi, come dire, che lo scrive, e quindi diventa una parole che vengono scolpite, come si dice, che con i ben noti trucchetti delle false votazioni l'Assemblea regionale gli ha negato la possibilità di restare. Però a me di tutto il resto non me ne frega nulla. Se vogliamo parlare delle Cayman, degli affitti, io magari ho visto un conto alle Cayman, ho grossissimi problemi a tenerlo normale qua a Palermo, per cui non ho nessun tipo di conto, non me ne frega niente di tutto quello che è stato detto. Mi stupisce che se si decide di fare un centro direzionale ci deve essere un direttore che, finché non viene finito il centro direzionale, deve rimanere in carica, perché io sono convinto che nella migliore ipotesi passeranno altri 20 anni prima che viene fatto, e per cui Durso avrebbe a quel punto 190, non so quanti anni, ma insomma, per cui non capisco, certamente non capisco la motivazione dell'emendamento, perché la pensione si stabilisce per legge. O si cambia la legge e si dice che si può andare in pensione in tempi diversi, ma non per una persona, come diceva Barrese ad Ursum, e si cambia il sistema pensionistico, si decide che si va in pensione 5 anni più tardi, o che ci sia un emendamento che prevede che oggi 1, 2 o 3, non so quanti siano, non mi interessa, direttori possono rimanere altri 3 anni nel loro servizio della regione, quindi continuando serenamente a lavorare. Significa che a partire da domani chiunque arriva alla pensione dice: no, scusate, ho un emendamento pronto, okay, per farlo. No, poi aspetta, sono Presidente. Due cose importanti. Sì. Secondo, io non ho votato e avrei votato contro, perché io sono una persona seria, e quando il Presidente della Regione mi chiese di questo emendamento, io dissi che non ero d'accordo, per cui, per evitare, proprio anche nei confronti del rispetto enorme che ho nei confronti del Presidente della Regione, quindi votare contro un qualcosa che proveniva dal governo, ho preferito non partecipare alla votazione, se no sarebbe stato un voto contro in più, tanto per intenderci, ma ho preferito non partecipare. Ma oggi la regione siciliana ha un'età media dei dipendenti, età media dei dipendenti, vorrei che i due giornalisti mi ascoltassero, di 59 anni. 59 anni, cioè è una, credo, l'unica struttura al mondo che può avere un livello di età media così avanzato. Non si fanno assunzioni dal 94, ultimo concorso che è stato fatto. E che oggi io, dopo anni che sto facendo questa battaglia per il ringiovanimento della regione siciliana, chiedendo in tutte le maniere possibili e immaginabili che si inizino a fare i concorsi per ringiovanire la regione siciliana, mi vengano a dire che io dovrei votare a favore di un emendamento che prevede che quelli che ci sono oggi e che hanno già l'età massima consentita alla legge possano rimanere altri 3 anni, io esco pazzo. Va bene. Per cui, vorrei dire, a prescindere, quindi qua non c'entro né le Cayman né il centro direzionale, di cui poi possiamo, se volete, parlare, io non ho problemi, ma la motivazione per cui io avrei votato contro questo emendamento è questo. Perfetto. Ma ancora non siamo entrati nell'argomento, però, della querela, perché sulle false votazioni voglio parlare. Io non voglio parlare di tutto quello che ci sta attorno, io voglio parlare delle false votazioni. Allora, ingegnere, prego. Prima di tutto, l'emendamento, per spiegarlo anche all'onorevole Presidente, prevedeva che chi si occupa di rendicontazione dei fondi europei, voi sapete che questo è sempre un passaggio delicatissimo. Noi abbiamo sempre, da quando utilizziamo i fondi europei, arriviamo alla fine del periodo del settennio di utilizzazione con un deficit di impegno spaventoso. La Regione è esattamente in questo momento in questa stessa situazione. L'emendamento cosa diceva? Chi si occupa di rendicontazione dei fondi europei può restare fino alla data in servizio, fino alla data del 31 dicembre 2023, che è la data ultima con la quale la Regione Siciliana può rendicontare i fondi europei. Quindi non era di questa agenda. Scusami Gianfranco, non ti ho interrotto, fammi concludere il ragionamento. Se no i nostri ascoltatori, esatto, e poi finiscono che spengono e poi diventa un dialogo a quattro. Quindi
La ratio degli emendamenti, che poi sono stati due, tra l'altro il secondo è stato presentato da un altissimo esponente del partito di Miccichè, di Forza Italia, l'emendamento diceva questo, per contrastare un fenomeno che è ricorrente ed è puntualmente si verifica ogni 7 anni in regione, cioè che noi rimandiamo a Bruxelles una gran quantità di denaro non utilizzato e su questo si sono spese fiumi di denaro e per spendere il denaro ci vogliono dirigenti con tanto di attributi, perché se no il denaro non si spende, perché come giustamente diceva l'onorevole Miccichè, è vero che noi abbiamo dirigenti anziani, ma abbiamo dirigenti senza attributi in regione, abbiamo funzionari che si la fanno sotto nel momento in cui devono mettere una firma, ed è quello che lui in tutte le sedi afferma, sì. Cioè gente che non fa materialmente, gente che non fa materialmente nulla per mandare avanti la baracca e tiene i cittadini siciliani aspettando. Però detto da lei ha un peso importante. Un attimino, mi faccia concludere il ragionamento. A questo punto praticamente cosa dice l'emendamento? Siccome noi abbiamo questa emergenza, a questa emergenza come la contrastiamo? Non certamente facendo assunzioni, che come il presidente Miccichè sa, la regione non potrà fare neanche per i prossimi 3-4 anni, perché ci sono state bloccate dallo Stato. E allora come facciamo? Prendiamo i dirigenti volenterosi, fra questi mi sono iscritto pure io per 33 anni di mia vita vissuta, non è che mi ci sono iscritto per un motivo se, all'ultimo istante, perché il mio curriculum testimonia l'impegno che ho messo in questi 33 anni e chiediamo a questi dirigenti volenterosi che se vogliono dare una mano concreta di aiuto alla regione siciliana di restare in servizio. Questo è l'emendamento, peraltro firmato anche dall'onorevole. Allora, per spiegarlo alla minutella, Presidente, mi devo dire una cosa assoluta. Vai. Allora, si stiamo dicendo, certo che è firmato anche da un rappresentante di Forza Italia, perché io se avessi voluto con l'imbroglio non fare passare questo emendamento, piuttosto che fare l'imbroglio, avrei detto a Forza Italia noi votiamo no. Cosa che invece non ho fatto, proprio perché è una scelta singola, autonoma di ogni deputato che decide se fare o meno questa cosa qua, per cui anche il anche perché Presidente, mi scusi, ricordiamo, lei è super parte, se lei è Presidente dell'ARS. Assolutamente, però quindi faccio parte di un partito. È giusto. Dove credo di avere un minimo di influenza. Certo. Per cui se certo. Io non avessi voluto, addirittura senza bisogno dell'imbroglio, non fare passare certo. Questo emendamento, avrei detto a quelli di Forza Italia si votano, cosa che non ho fatto. Quindi figurarsi se mi devo andare a inventare l'imbroglio per non farlo, quando mi veniva molto più facile non fare votare quelli di Forza Italia. Ma attenzione, quello che si sta dicendo è una cosa terribile. Cioè, noi è da 40 anni, quant'è che lei è il dirigente? 33 anni. Per 33 anni un dirigente, non Tuccio D'Urso, un dirigente, tutti 34. I dirigenti sono riusciti a non spendere i fondi europei, perché questa è la verità, per 33 anni, perché non hanno gli attributi. Ora gli chiediamo a questi signori che per 33 anni non hanno saputo spendere i fondi europei, che improvvisamente, evidentemente per volontà divina, gli sono venuti gli attributi, improvvisamente, di farli restare altri 3 anni, perché così finalmente si spendono quelli di questa agenda di fondi strutturali. Ma non è sentito. Questa era la razza dell'emendamento. Ma ho capito, ma non è sentito una cosa di questo genere. Non si può proprio sentire. Ma non si può proprio sentire. Allora Paolo, rimandiamoli a Bruxelles, che ci vuoi, no? Perdon. Come allora, ho fatto sempre. Per spiegarlo alla minutella, per chi ci segue da casa. È come tu dicessi, scusate, ma siccome in politica non ho fatto niente di quello che avevo promesso, datemi altri 5 anni, eleggetemi per altri 5 anni, così lo faccio nei prossimi 5 anni. Ma che cosa ma significa una detto cosa Conte, no? Scusate, perché da casa poi non ci seguono più, è un peccato. No, io vi ringrazio per essere qui, l'ho detto già 3 volte. Hai ragione. Però poi da casa non si capisce. Allora, per spiegarla alla minutella, Paolo e Mario, correggetemi se sbaglio. È stato chiesto al Parlamento regionale, con un emendamento, di prolungare la possibilità ad alcuni dirigenti che si occupavano di fondi europei sola. Per lavorare. Tutti i dipartimenti si occupano di fondi europei. Okay. Io lo vorrei spiegare per come l'ho capito io, scusate, anche perché se l'ho capito io, fatemi fare il presuntuoso, lo capiscono tutti. E allora, è stato chiesto al Parlamento europeo di votare la possibilità di permettere a questi dirigenti di lavorare altri anni in più per poter mandare per non mandare indietro questi soldi al Parlamento europeo. E fino a qua
l'abbiamo capito tutti. Poi esatto. Il direttore dice una cosa fortissima, dice: oh, a qua per 33 anni abbiamo avuto dirigenti che non ci hanno avuto gli attributi per firmare. Detto sì. Da lei, se lo lasci dire, oggi improvvisamente gli vengono questi attributi per il no, no, Paolo Mandarà, Paolo, domanda per te ai miei ospiti. Ma non prego. La penso così solo io, sì, cioè, sì. Ho un illustre collega. Lei si assume la responsabilità delle cose così, che dice. No? Così. Presidente della regione che se dice. Allora, Paolo, prima domanda per gli ospiti di oggi, vai. Volevo aggiungere un piccolo tassello a questo ragionamento. Il giorno in cui questo emendamento al Parlamento regionale viene bocciato, col voto segreto contestato all'ingegner Lusso, l'ingegner Lusso si dimette da responsabile del procedimento del centro direzionale che lui aveva avviato. Quindi io voglio capire, intanto dal dirigente Lusso, è il motivo principale delle sue dimissioni questa bocciatura, o meglio, ribaltando la domanda, lei voleva restare dirigente della regione per portare avanti questo procedimento che porta comunque la sua firma? Posso rispondere? Certo, allora, prima di tutto io mi dimetto perché indignato dalle dichiarazioni del capogruppo di 5 Stelle in assemblea, non so se abbiamo il filmato. Ci stanno lavorando, eccetera, ma perché che dichiara chissà quali interessi ci sono dietro, e siccome il dibattito ero diciamo il convitato di pietra, tutti mi citavano senza e che nessuno mi citasse, no? In ben 2 giorni di dibattito in assemblea. Tant'è vero che l'onorevole Aricò ha chiesto una seduta segreta perché si è intervenuto subito dopo dicendo: caro collega 5 Stellino, dimmi quali sono, facciamo una seduta a porte chiuse e così tu mi dirai quali interessi non confessabili ci sono dietro il fatto che il convitato di pietra, cioè io, facessi il responsabile del procedimento così del come, Palazzo come della Tuccio D'Urso dice che però il no... nasconde altri interessi segreti. Ti chiedo perdono, cioè, sì, il sì avrebbe nascosto perdono, interessi segreti, no, finire. Allora, premesso, finire e poi andiamo da premesso che chi vi parla, e dico, e qui sono stato accusato di megalomania, ma insomma almeno non è un insulto pesante, segnatamente per iscritto all'onorevole Caronia, chi vi parla ha inventato, se mi date 3 secondi vi dico come è nata quest'idea è nata perché mi occupavo delle manutenzioni della regione, mi dicono di occuparmi dei nostri immobili, cerco di chi sono i nostri immobili, alla regione nel 2016-17 non c'erano gli atti di formazione del fondo, nessuno aveva i contratti. Tant'è vero, e questa è storia della mia vita, mi sono dovuto rivolgere al notaio, per fortuna amico mio, il quale mi ha dato tutti gli atti, cioè questo era lo stato con cui l'amministrazione regionale nel 2017 intratteneva i rapporti con. Ma lei è uno dei più alti dirigenti dell'amministrazione regionale, dottore Dulce. Cioè, no, mi occupavo di manutenzioni, per capito, questo poi ero messo a binario morto. Di che cosa mi rendo conto? Mi rendo conto, assieme appunto a quello del periodo, eccetera, eccetera, che veramente lì rasentiamo lo scandalo. Ma qual è lo scandalo fondamentale? Che noi abbiamo ceduto e stiamo affittando immobili che sostanzialmente non valgono nulla. Perché? Perché sono tutti senza certificazioni, sono tutti immobili in cui i regionali non possono lavorare. Sì, però lavorare. Così ci stiamo allontanando da quello sì, che è il motivo per cui... È vero, ma allora a questo punto... La domanda era, lei si è dimesso... Perché non può allora, fare il centro direzionale? Allora, sì, no? Prima di tutto il mio compito di responsabile del procedimento era ed è gratuito perché tutti i dirigenti perfetto. Della regione vabbè. Non possono lavorare Mario. Per la regione percependo un centesimo allora. Perché la loro retribuzione è onnicomprensiva. Secondo, abbiamo avviato un fatto storico, abbiamo, ed è sotto la mia responsabilità, una gara mondiale per trovare il progettista. E io non ero e non facevo parte del gruppo di valutazione quindi, dei progetti. Non ci sono interessi. Mario Barresi, domanda per il presidente. Prego, Mario. Mario, perché non mi chiedi come allora, che la commissione esaminatrice ha fatto la truccata? Mario, non lo sentiamo. Emanuele, ci dai Barresi in cuffia, per favore? Mi sentite? Adesso allora. Sì, vai Mario. Mario, perché non mi chiedi come io che la commissione esaminatrice ha fatto la truccata? No, fatto da 5. Io volevo tornare sul luogo del delitto, cioè a all'Ars, quel voto sul quale c'è anche la guerra di querele tra D'Urso e Miccichè è stato veramente viziato, c'è stata un'istruttoria per capire se il voto è il motivo per cui sono qua finalmente. faccio il nome perché è stato fatto anche in aula, se il nome del deputato Cappello dei 5 Stelle quel giorno in missione è stato invece effettuato da qualche collega con e non è con il solo. Tesserino numero 1, numero 2 per
per D'Urso, che mi ha dato anche l'onore di anticipare alcuni temi che poi, di cui poi ha discusso in commissione antimafia, lui parla di imprenditori siciliani che hanno interessi rispetto agli affari immobiliari. Ha fatto i nomi in commissione antimafia, ci sono dei nomi, sono o era ululare alla luna? Allora, presidente Miccichia, prego. Io farei prima rispondere sul fatto nome che mi incuriosisce pure. Allora, vi dicevo, da questo cosa nasce nella mia testa? L'idea che bisogna fare un taglio netto agli affitti, sia che essi siano del fondo immobiliare, sia che essi siano dei privati. Allora, scusi. La domanda è questa, in buona sostanza, la risposta è questa. Sì. Questo emendamento, e così entriamo nel vivo della discussione. Allora, secondo lei, i nomi degli imprenditori sono... La domanda di Barresi è questa, perdonatemi. Risposta la domanda di Barresi è: il voto secondo lei era viziato? No, quella l'ha fatta a me, a lui ha chiesto i nomi degli imprenditori. Appunto, stavo finendo. E poi, fatemi finire però. E poi la domanda era sugli imprenditori. Prego. Allora, gli imprenditori sono assolutamente noti, perché sono imprenditori che hanno contratti con l'amministrazione regionale. Quelli che sono in questo momento non noti sono quelli che non hanno contratti con il bilancio, perché i centri di costo degli affitti in regione sono un putiferio. Gli unici che sono stati individuati sono quelli con il bilancio, ma poi c'è l'agricoltura che ha case affittate, i beni culturali che hanno case affittate, i mobili in affitto, le partecipate della regione che facevano parte del patrimonio che fu dismesso. Signor, no. No, allora è quello che dobbiamo parlare. Professor. No, perché poi alla fine sempre Pantalone paga, presidente. Cioè no. Tutti. Sì, scusami, stiamo dicendo una cosa. Che c'è stato, e io posso essere d'accordo con lei, che c'è stato un imbroglio per cui si sono venduti degli immobili per poi riaffittarli. Di questi stiamo parlando. Poi se l'istituto zootecnico ha in affitto una casa, allora, non ci interessa questo per adesso. Scusate, parliamo del grande imbroglio, perché io non credo che a lei Cayman, cioè quello che ha affittato il coso dello zootecnico a Palermo. Come nasce il fondo? Il fondo nasce da partecipanti noti, no? Che poi diventano ignoti, perché in questo momento i due soci principali della regione sono società che sono nate nel Delaware e sono domiciliati in Lussemburgo. Il problema qual è? Può la regione... Quelli del fondo? Esatto, che hanno la maggioranza del fondo, noi ne abbiamo il 34, 35, il restante 65, ma questo non lo dico io, questo lo dice la Procura della Repubblica di Palermo, che su questo ha aperto un apposito focus. Numero due, chi ha pagato tutta questa operazione? Solo la regione. Perché? Perché i denari che allora furono percepiti dalla regione, il fondo se li è fatti prestare dalle banche, e come li sta pagando interessi e capitale? Sì, con gli affitti della regione. Io chiedo scusa, cosa dice non sto capendo né in che trasmissione sono. Lei era stato mandato a fare un'inchiesta su questa cosa qui, o stava facendo il direttore generale per i fondi europei o che cosa? Allora, io voglio capire, lei voleva rimanere alla regione perché le era stato assegnato un lavoro di inchiesta, no, per capire chi sono quelli del Delaware, chi sono quelli del Lussemburgo, chi sono quelli alle Cayman? O tutto questo non c'entra nulla, presidente, con quella non faccio un insulto alla sua intelligenza, che è notevolissima. No, ma manco fare insulto alla mia cretinaggine. Non si insulti, perché praticamente uno dei motivi per cui D'Urso rompeva le scatole in amministrazione regionale era quello che aveva individuato una strada, che peraltro è stata seguita con fermezza dal Presidente della Regione e anche dall'Assemblea, per un taglio netto. Cioè, se a Palermo non si costruisce un nuovo centro direzionale di proprietà della regione, noi continueremo ad essere tutti soci di ignoti e foraggiamo imprenditori privati. D'Urso, allora, noi dobbiamo essere chiari, perché la gente non è che è matta. Dice, sono soltanto una trasmissione, mi è stato detto che c'è una querela tra Miccichia e D'Urso su un voto falso. Un sì, voto infatti normale. La domanda di Barresi dovrebbe rispondere, scusa, Presidente. Allora, ora rispondo. Però io quello che voglio capire, qui non stiamo parlando del patrimonio della regione. Io sono favorevolissimo al nuovo centro direzionale.
lo si sta facendo secondo me in maniera poco trasparente, ma questo è un altro discorso, perché è una commissione tutta catanese che non si sa come è stata nominata, e il comune di Palermo che ancora non ha dato la disponibilità e l'ok per poter fare questo centro, quindi sta arrivando qualcuno a fare un progetto ma non si sa dove, per cui ci sono, mi sembra che ci siano delle cose un po' confuse quantomeno su questo argomento, ma non ha importanza, io non mi occupo di questo. E quando in assemblea regionale è passato, è arrivato la possibilità di fare questo operazione, bisognava mettere i finanziamenti per farlo, io ho votato sì, ed è passato tranquillamente, per cui io non, come dire, mi sembra che il problema sia il centro direzionale. Ripeto, non mi sta piacendo molto come si sta facendo, ma siamo tutti favorevolissimi al centro direzionale. Qua stiamo parlando di un'altra cosa. L'ingegnere D'Urso, uscendo dal, non so da quale giornale, ha fatto questa dichiarazione, anzi lo so, che la Sicilia, lo possiamo dire tranquillamente, certo. Dichiarato che con i ben noti trucchi delle false votazioni, allora, i ben noti trucchi delle false votazioni, Signelli conferma, infatti, per questo la quale sono obbligato, anche non volendolo fare, perché ben noti trucchi, non è... il trucco che è stato fatto per D'Urso in quell'occasione, ovviamente non ce n'era bisogno, ripeto, a me bastava andare a votare, il voto in più mio sarebbe stato determinante, ma lo era comunque, in ogni caso l'assemblea non era determinata a votare favorevolmente a questo emendamento. Ma quindi io non ho parlato con quelli di Forza Italia, non gli ho chiesto di votare contro, cosa che posso garantire, avendo un minimo di influenza su queste persone, ce l'ha già detto. Mi avrebbero seguito, non ho fatto niente, tutto questo ho invece organizzato un infinito imbroglio, un imbroglio colossale per far sì che l'ingegnere D'Urso venisse bocciato, l'emendamento dell'ingegnere D'Urso venisse bocciato. Ora, siccome questa è una cosa, io non ho detto assolutamente questo. Come no? Non ho detto che lei ha detto che è stato, lei ha detto che è stato programmato. Lei ha detto, non ho detto che non ho accusato nessuno. Presidente, mi scusi. Non ho accusato nessuno, a cominciare dal presidente. Come no? Ha indicato che io dovrei sparire. La questione di scarsa vigilanza, che è un altro discorso. Allora, per onestà intellettuale, scarsa vigilanza di che cosa? Sulla regolarità del voto. Ma lei è matto. Va bene, questo va bene. Se mi fate rispondere, io posso parlare su questo argomento. Io sono il conduttore, quindi mi devo... Ha ragione, anche lei è presidente. Ma ci vuole un poco di sale. No, se siamo a casa mia, lasciatevi quantomeno. Assolutamente sì. Allora, no, una cosa la devo dire. Non mi permetto. Ingegnere, presidente, scusa. Allora, per onestà intellettuale, noi avevamo delle clip e stiamo faticando a mandare per motivi tecnici, in cui abbiamo preso alcune sedute, in cui alcuni onorevoli parlamentari, Barresi che segue tutta la politica, me ne daranno conto, che raccontavano che avevano lasciato il tesserino, chi non l'aveva lasciato e tutto il resto. Perché oggi abbiamo un problema. Ecco, Presidente, allora però la prego, mi faccia finire la domanda. Però così... io sono venuto a spiegare sì, questa lo so, cosa, infatti io questo voglio dire. Infatti io questo voglio dire. Io vorrei andare alla domanda di Barresi per dare l'assist appunto e rispondere brevemente, così andiamo avanti su altre cose. Presidente, Barresi chiede, secondo lei il voto è stato viziato, sì o no? Benissimo, da quando c'è questo maledetto Covid, noi siamo stati costretti alla separazione, al distanziamento. Sì, come siamo oggi noi? Come siamo oggi? L'assemblea regionale è stata fatta per il numero di deputati che ci sono. Quindi i banchi hanno la possibilità di raccogliere il numero di deputati che ci sono in assemblea. Nel momento in cui siamo stati obbligati a un distanziamento maggiore, è ovvio che i posti della votazione non sono, come dire, non ci possiamo distanziare se i posti sono quelli. Non è che potevamo rompere il banco in due e separarlo di un metro. Abbiamo dovuto utilizzare una parte ancora non utilizzata di sala d'Ercole, dove abbiamo messo altri banchi, ma tutto il sistema di votazioni si ferma all'ultimo banco di quello classico, perché poi i fili per la votazione elettronica dietro non ci arrivano, perché il dietro era destinato fino a ieri al pubblico che veniva a vedere le sedute. I posti sono quelli. Dovendo fare questo distanziamento, siamo stati costretti sulle votazioni, e non perché me lo sono inventato io, ma perché i tecnici, che non sono interni, è una società esterna che non credo che sia nata per organizzare imbrogli. Questa società esterna che si occupa delle votazioni del sistema di votazione ci ha detto che l'unico sistema per fare questa cosa era che i deputati votassero in più. In più momenti, non in più sedute, momenti. Così come avviene anche alla Camera, cioè
Intanto una prima parte di deputati votano, poi questi si alzano, entrano gli altri e votano pure gli altri. Purtroppo è una rottura che voi non avete l'idea. Per fare questo è stato necessario organizzare il voto con un sistema complicato. Io lo capisco che è complicato per tutti, all'inizio è stato anche per me, io ormai mi ci sono abituato, non tutti hanno questa praticità. Ovvero, Presidente, sinteticamente? Sinteticamente, siccome si vota dagli stessi posti, sì, ci sono oggi, invece che 70 postazioni di voto, ce ne sono 40, sì, per cui prima 40 e poi 30 votano sempre nei 40 posti delle postazioni che ci sono, che fino a ieri erano attribuiti una Micichè, una Calderone, una Fava. Oggi invece non è più così. Ovviamente sono senza okay, nome, per cui ognuno deve camminare col suo tesserino e al momento in cui parte la votazione i primi 40 arrivano, mettono il tesserino, lo devono alzare perché, se, sì, perché ovviamente ne deve venire un altro, quindi si toglie il tesserino, si rialza il dito, tutto un sistema che tutti conoscono, okay, per cui uno deve andare via. Aspetta, scusa, fammelo spiegare. Cosa succede? Spessissimo, specialmente all'inizio, che la data in cui questo sistema è iniziato a funzionare è stata quella in cui c'è la prima votazione di D'Urso. Scusami, sì, cosa succede? Che può succedere tranquillamente che qualcuno sbaglia a votare perché c'è un sistema preciso. Tira fuori il tesserino, va via, gli sembrava di avere votato, invece non ha votato, ma non risulta da nessuna parte. Perché quindi quando uno dice non c'è il mio voto, è tutto sbagliato, perché i dati che spuntano ufficialmente non sono più quelli che c'erano prima, Micichè al posto di Micichè e Minutella al posto di Minutella, perché si è cambiato tutto, quindi non c'è più il dato immediato. Normalmente quando si vota io guardo se il mio posto c'è il verde e il rosso e capisco quindi se ho votato bene oppure no. Oggi tutto questo non c'è più, lo ha spiegato anche il presidente della commissione antimafia Fava proprio all'ingegnere D'Urso. Quindi capita spesso che qualcuno dica io non ho votato, invece poi il voto risulta. Situazione di confusione. Io non posso annullare una votazione. Vorrei che questa è la cosa che deve essere chiara a tutti. Io non posso annullare una votazione, perché se io avessi la possibilità di annullare la votazione è finita la democrazia, okay, cioè tutte le volte no, c'è una votazione chiaro, che non mi sta bene, la democrazia bene, finisce io, con questo io, sistema no, Presidente, io dai, non posso D'Urso, io non posso annullare una votazione a meno che non ci sia evidente sotto gli occhi un imbroglio che intanto non presiedevo io quel giorno, ma non ha importanza, è uguale, ne assumo le responsabilità interamente io. Ma siccome il fatto di Cappello è emerso dopo, io sono stato chiamato, ero nel mio ufficio sopra, sono stato chiamato, sono arrivato, ho visto le votazioni, c'era il problema di Cappello, ma i sì, voti, però state i voti, di una cosa i voti, la gente non sa. L'emendamento non è che non era passato per un voto, perché se non fosse passato, se non fosse sì, passato per un voto sarei entrato in crisi. I voti anche falsi non sono potendo due, annullare. Presidente. Scusi, io ho tutti i dati qua, per cui non anche quello di Caffeo. Questa cosa di Caffè è venuta fuori la settimana dopo. Certo, perché ho dovuto fare io, l'ho dovuta tirare fuori io, un cittadino qualunque, non il Presidente della Regione responsabile. Ingegnere D'Urso, lei pensa che ogni volta che si finisce una votazione io faccio l'appello di tutti, noi votiamo 100 volte al giorno. Lei ritiene che ogni volta lei è il garante di quell'assemblea. Infatti ammetto il fatto che Caffeo non ci fosse, visto che risulta il suo tesserino, e il tesserino ce l'ha lui, non è che ce l'ha Cappello. Come quello di Caffeo. Cappello è un fatto diverso, lo spiego anche quello. È il tesserino di Caffeo. Certo, adesso Caffeo tocca a lei. Allora, se lo ha messo lì favore, e poi se n'è andato, Presidente, e quindi risulta presente. Okay. È un problema di Caffeo, non è un problema va del Presidente. Allora, fermi un attimo, per favore. Perfetto. Premesso che voi date per scontato che la gente da casa mi compreso. Sì, non sta capendo niente, io lo capisco. No, fate i nomi di Cappello, sapendo come per noi Cappello Palermitani è la famosa Sette Veli, che è un'altra cosa. Bravo. E allora... Io pubblicità non gratuita. Come? A me interessa che passi il concetto per cui in assemblea regionale non è possibile falsificare le votazioni. Oh, questo... Dopodiché può capitare, per carità, che c'è uno che ha fatto il pianista, sì, ma io due occhi ho, non è che ne ho 70. Se i colleghi lì vicino lo vedono e non dicono niente, allora, però, io non so che cosa fare. Chiedo perdono. Mi perdoni, posso... Presidente, per favore. Sì, adesso tocca a lei. Grazie. Mario, Paolo, un attimo di bontà. Prego. Allora, un messaggio è passato, il Presidente in qualità di arbitro... A parte che fare il pianista è una follia, tutto, lo devo dire, perché siccome c'è la querela poi sì, sarò chiamato dal giudice. A parte il fatto che il pianista non si capisce che senso abbia, perché il pianista quando era alla Camera
una volta esisteva, perché c'era la possibilità di con due mani di portare. Ora non è più così, perché c'è oggi, oggi non è più così, per cui perfetto, non si capisce su che okay. No? Allora, evidentemente scusate, qualcuno ha votato, però, per favore, siccome Cappello prego. Aveva votato e sì. Se n'era andato okay. Qualcuno ha votato qualcosa di Cappello allora, ingegnere, prego, e poi allora, andiamo dai giornalisti e chiudiamo, perché votazioni truccate? Perché? Guarda caso, i fatti sono due, non uno come afferma l'onorevole Presidente. Questo stesso emendamento è stato proposto in aula il 7 luglio di pomeriggio e poi il 6 agosto di pomeriggio. Il 7 luglio di pomeriggio l'emendamento non passa per due voti e voi avete la clip, non so se riusciamo a metterla in onda, di tanti deputati, fra cui l'onorevole Ragusa, presidente della Commissione Attività Produttive, che denuncia al microfono che ai resoconti di quella votazione del 7 luglio, dove l'emendamento non passa per due voti, ben sei deputati dichiarano. Ma questo glielo devi dire a Ragusa, presidente, non lo devi dire a me. Questo è immortalato nei verbali dell'Assemblea, in quella votazione, 7 luglio 2020. L'identico emendamento non passa per due voti e sei deputati, due voti, il 7 luglio due voti. Ben sei deputati, presidente, non ti devi seccare, sono atti. Sei deputati dichiarano attraverso la dichiarazione, le dichiarazioni proprie, addirittura una di 5 Stelle fa una dichiarazione scritta e gli altri fanno dichiarazioni orali sintetizzate dall'intervento sia di Cappello sia un altro deputato catanese, che il loro voto non è risultato a verbale. Quindi da quella votazione mancano... Si vede che hanno sbagliato a votare. Chiedo perdono, Presidente, non ti devi seccare. Non ti ho interrotto, non devi interrompere me. Da quella votazione mancano il 15%, io sono ingegnere, quindi il 15% dei votanti. Scusami, se non si riesce in un'assemblea a governare il voto di 40 persone, è chiaro che c'è un problema. Ed è un problema gravissimo in una democrazia, è un vulnus democratico gravissimo. Allora, su 40 votanti, dichiarano di avere votato, non è che è quello che passava, sono sei deputati eletti dal popolo. Questo avveniva il 7 luglio. Il 6 di agosto la cosa è molto più grave. No. Perché si accerta in maniera inoppugnabile che due voti di quell'assemblea sono stati resi in assenza del votante. Uno. Uno è il voto dell'onorevole Cappello di 5 Stelle, l'altro è il voto dell'onorevole Caffè di Italia Viva. Un minuto. Questo poi lo possiamo riapprofondire. Questo secondo me è di una gravità inaudita. L'ha detto Presidente, Presidente, prego. Se c'è qualcuno che non sa votare, sono problemi suoi. Noi spieghiamo come si vota, se poi non sa votare sbaglia, per cui siccome bisogna alzare il dito prima di levare il coso, è possibile che abbiano sbagliato e non risulti le vote. Ma poi lei veramente, ingegnere D'Urso, ritiene che tutti quelli a cui lei ha chiesto se hanno votato a favore o contro, a lei le hanno detto no, c'è un errore perché voi ha votato a favore e invece è risultato contro? Lei ritiene veramente, è così ingenuo da credere veramente che tutti i deputati che a lei direttamente hanno detto che avevano votato a favore e che poi risultano contro e perché effettivamente avevano votato a favore? Presidente, ma che stiamo parlando? Evidentemente non avevano votato contro e davanti a lei che gli chiedeva conto e ragione hanno detto che avevano votato a favore. Ma questo non c'entra niente, lì Presidente, un attimo, si è spaccata la maggioranza, Mario, 5 Stelle hanno votato a favore. Lei ritiene che l'Assemblea regionale abbia organizzato un complotto infinito, che per cui lo Spectra di 007 fa ridere in confronto, perché c'era questo grandissimo imbroglio dei Cayman, degli immobili, per cui l'importante è che tutta l'Assemblea regionale avesse questo infinito guadagno dalla Cayman e dagli immobili che lei sta gestendo, per cui bisognava assolutamente mandare via D'Urso, perché se no D'Urso avrebbe evitato questo guadagno. Ma finito. Finito.
Io sto dicendo, Presidente, finita, meno male che è andato in pensione, meno male che è andato in pensione tutti quanti siete. Questa assemblea non riesce a garantire l'espressione della dei suoi eletti, questa è la verità. Regia, se mi chiudi i microfoni, perché altrimenti la gente da casa non ci capisce nulla. Allora, Paolo Mandarà, buttenissima, mi dai per favore un titolo a tutto quello che hai visto oggi? Il rischio che abbiamo corso è quello di aver personalizzato, secondo me, un po' troppo la situazione. Io, per riportarla a una chiave che interessi più ai siciliani, chiederei, di lusso credo di conoscere la risposta, ma dimmi che secondo lei è più utile avere un centro direzionale che costa 425 milioni sulla carta o continuare a pagare degli affitti di cui una parte finiscono a queste società alle Cayman, in Lussemburgo, già nel Delaware? L'ha già dichiarato il Presidente a favore del centro direzionale. Ripeto però, Paolo, attenzione, un centro direzionale che sia un centro direzionale. Perfetto. Fatto con l'ok del Comune di Palermo, okay, con una commissione di valutazione scelta in maniera serena, okay, e assolutamente non di parte, okay, perché che tutta la commissione sia catanese. Su questo si trovano d'accordo. Barresi, Mario, dai un titolo a quello a cui hai assistito oggi e ti ringrazio perché ti abbia rubato tempo alla tua passeggiata in quella di via. Non mi per parafrasare ed evocare De Curtis, potrei fare Tuccio Gianfranco e la mala regione. Perfetto, va bene, grazie. Chi della femmina, però? Allora, chi della mala femmina? Vabbè. Che non è chiaramente Minutella la mala femmina. Va bene, grazie Barresi, grazie Mandarà, vi ringrazio. Ingegnere, dal web sono tanti messaggi, grazie. Ma questi nomi perché non li fa? Parliamo dei nomi fatti in commissione antimafia, dice, noi che stiamo seguendo vorremmo sentire qualche nome. Dalla risultanza dell'antimafia non risulta. Ma li ho fatti, sono a verbale, ma sono esattamente quelli che hanno firmato i contratti con, sono famiglie storiche palermitane, sono famiglie di diversi imprenditori in tutta la Sicilia, ma questi fanno il loro mestiere, io l'ho dichiarato, questi avevano degli immobili, hanno ritenuto conveniente affittarli, che in questo momento solo solo ai conti del bilancio percepiscono circa 16 milioni l'anno di affitti, E poi ci sono quelli che invece finiscono al fondo immobiliare. E poi ci sono quelli che sono inquilini dei beni culturali, dell'agricoltura, e quelli delle partecipate, che anche loro hanno immobili in affitto e di cui onestamente io non ho la conoscenza. Questi sono i nomi. Sono passati oggi due messaggi e noi siamo contenti che quantomeno siano arrivati, che è quello che il Presidente, da Presidente dell'ARS, quale è appunto super partes arbitro, dice attenzione, non può passare il messaggio di chi sostiene che i nostri voti siano o più o meno, no? Infatti non è così, potete stare assolutamente tranquilli che non è così. Ha dato le io sue spero che sia così, però in ben due casi è stato questo la verità. Peraltro vi ritroverete in aule di tribunale per chiarire ulteriormente dove non si vota, ci auguravo di essere in aula in ristorante giusto, purtroppo io speravo di poterla chiudere oggi qua, è ovvio che finché non viene ritrattata in sala di ristorante, finché non viene ritrattata, ma oggi è stata addirittura riconfermata con forza le dichiarazioni dell'ingegnere D'Urso, con cui i soliti trucchetti per falsificare le votazioni. Quindi è chiaro che questa è una cosa che non può passare. Si è trovato a suo agio? Non ho completato il mio ragionamento, che però è molto passato, più profondo. È arrivato. Esatto, perché è arrivato. Perché l'Assemblea è un pezzo della Costituzione italiana e va tutelata e garantita. Non la tutelo io molto meglio di chiunque altro. Ma io sono un cittadino, caro, il quale l'ha tutelata per 33 anni la regione siciliana, considerate i casini che avete combinato, ma alla finisca. Bene, detto questo, noi continuiamo a leggere. Io spero mi invitiate quando vi incontrate in tribunale, vengo a fare una video in diretta. Ci vediamo tutti e tuttino e poi andiamo a casa di Federico Salvatore. Grazie. Benissimo. Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Oh, il clarinetto, oh, quello che fa fino a fine.
e per la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù. Non c'è emozione né soddisfazione a suonare da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme al clarinetto? Jazz, per fare qualche pezzo, quello che fa filo, 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 fila. La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blu. Un po' sveltina in do, e allora come fa per fare un po' filo, 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 fila. La cerco come la divina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge. Toti e Totino, immarciscibili Toti e Totino in una edizione del nostro festival del 2017, si sono cimentati a ricantare il clarinetto di Renzo Arbore. Allora, abbiamo archiviato la parte che riguarda il confronto tra il presidente Lars e il burocrate direttore Tuccio D'Urso, e adesso andiamo a casa di un artista straordinario, che io ho avuto tanti anni fa ospite in casa Minutella, godo della sua amicizia per quanto non lo vedo da tantissimo tempo, ho ancora oggi il suo numero nella mia rubrica, e devo dire che nonostante il tempo lui si è rinnovato, ma si è rinnovato talmente bene che ha più di 140.000 follower su Facebook, su YouTube è attivissimo, produce ancora musica e tante 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 belle cose. Buon pomeriggio a Federico Salvatore. Federico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, è un vero piacere ospitarvi in casa mia. Dico, ma mi sono rinnovato, visto che mi vedete, ma rinnovato anche fisicamente o no? E devo dirti che ti trovo tale e quale, anche se i capelli ormai si sono imbiancati, però io li ho persi, tu ce li hai bianchi, ma io li ho persi. Un po' di qualche filo argento. Qualche filo d'argento. Senti, tutto la prima... Bene. Tutto bene, intanto... è una libreria pazzesca che io vedo peraltro anche in tutte le clip dove tu ti diverti a suonare con la tua chitarra. Certo, sì, io mi nutro di cultura, anche se diceva un grande, ne ha uccisi più la cultura che la bomba atomica. E quindi... è vero, è vero, è vero. Ma è una grande passione che mi ha trasmesso il compianto papà, che... lavoravo nel mondo editoriale, quindi ho sempre respirato e ho vissuto fra i libri. Senti, dimmi tu. No, no, è che dicevo, io da un po' di tempo a questa parte sto facendo questi incontri in casa Minutella, chiamata esattamente il regno delle due Sicilie, Palermo, Napoli,
la Sicilia e la Campania così simili ma anche così diverse. Allora la prima domanda che ti faccio è questa. No, la prima cosa che io voglio dire, vai. L'ho accettato con grande piacere, anche perché io ho un legame particolare con la Sicilia, perché qualche anno fa, negli anni di grande, diciamo, visibilità e popolarità, l'ho detto, ma io sono figlio, io sono siciliano di origini, perché sono di padre napoletano e di mamma palermitana. Sai che non lo sapevo? Perciò io ho accettato con grande piacere, perché quando si parla di Sicilia per me è come parlare di casa. Mamma è nata a Palermo, c'ho un nonno materno siracusano, nonno materno siracusano, mamma nata a Palermo e poi da piccola, da bambina, si trasferì a Napoli. Poi ha sposato un napoletano e sono nato io, quindi io sono di sangue misto. Che bello! No, ma sai cosa? Facendo questo mestiere ormai da tanti anni e parlando anche con tantissimi artisti, anche con altre persone, mi accorgo che nel DNA di qualcuno c'è sempre un siciliano, no? Nell'albero genealogico un siciliano spunta sempre, no? Viene sempre fuori. Io però sono un siciliano proprio più africano, non normanno. È perché la carnagione è scura, perché ci sono i siciliani, siciliani biondi, nel, diciamo, per discendenza normanna. Quindi esatto. Sono più nordafricano, con grande piacere. Lo sai cosa, Federico? Infatti, c'è sempre qualcuno che è sempre più a sud di qualcun altro, no? Sempre. Io una volta, mi ripeti, una volta sono stato in Marocco. Sì? In Marocco per una, diciamo, una tournée. E mia apostola dice: ma tu marocchino? Dico: io non sono marocchino. Dice: tu no, ma tua madre è stata qua però in Marocco, Ha lasciato in sospeso questa. Vabbè, senti, la mamma ti ha raccontato di Palermo, della Sicilia, cosa c'è? Mamma era piccola, io però l'ho vissuto, ho avuto il piacere di viverla per diversi, diciamo, diversi anni, a parte il 95, 96, 97 con le mie tournée, e devo dire, e non lo dico per, diciamo, piaggeria o per essere ruffiano, però l'ospitalità che io ho trovato effettivamente in Sicilia e a Palermo in particolare, devo dire che è unica. Siete molto simili a noi napoletani, anzi forse ci superate in ospitalità, soprattutto se entri nelle grazie del palermitano. E mi ricordo la cosa particolare, che poi io mi chiamo Salvatore di cognome, là a Palermo mi chiamavano, poi manco da un po' di tempo, Federico Totò. Federico Totò mi chiamo. Eh sì, perché da noi Salvatore deve essere per forza Totò. Cioè tu valuta Totò, che io, la nonna materna, quindi la mamma della mia mamma, si chiamava Salvatrice, ma in casa era la nonna Totò. La nonna Totò, e io mi ricordo, mi porto questo... Federico Totò che mi è rimasto. E poi nel 2000, ecco, nell'ultima diciamo mi è venuta giù, è stata nel 2010-2011 con un musical che abbiamo tenuto al teatro, Teatro Al Massimo, bravo. Fu l'anno in cui sei stato mio ospite insieme ad un'altra attrice straordinaria, che era Rosaria De Cicco. Esatto. Rosaria De Cicco, che nel 900 napoletano avevamo un successo strepitoso, spettacolo bellissimo. Dei ricordi meravigliosi di Federico. Senti, io ho realizzato una piccola clip, mi diverto di tanto in tanto a giocare con i computer, sono un disastro. Ti faccio vedere quello cosa mi piace raccontare di te. Ti faccio vedere questa piccola clip, vai, prego, regia. Federico Salvatore in casa Minutella, prego. Allora, c'è un debutto questa sera, è un cantante che fino all'anno scorso era conosciuto solo nella sua città, Napoli. Poi l'anno scorso la televisione, un disco di grande successo, e quest'anno è qui con noi a Sanremo. Chi Federico sarà? Salvatore. Federico Salvatore, allora due parole su questa canzone, un ragazzo davanti alla porta della casa, della sua casa, manifesta le proprie decisioni, prende coscienza della sua esistenza anche di fronte a quello che ci può essere di affetto materno, di rapporto filiale, e prende una decisione di vita importante. Il titolo è Sulla Porta,
di Salvatore, che è qui presente, di Bigazzi e Dati, dirige Marco Falagiani, Federico Salvatore, sulla porta. Sono un diverso, mamma, e questo ti fa male, perché lo prendi come un tradimento. Sulla porta, sulla porta, io vorrei che tu sapessi perdonare. Una volta, non buttare sulle mie ferite il sale. Come adesso, sulla porta, che mi dici vai perché io sono morta. Sono morta, sono morta, e mi sbatti sulla faccia questa porta. Ketchup, e poi per digerire un bicchierino di grapp, indosso magliette e robe di cap, e sotto i pantaloni metto solo il make up. Mi piacciono i panini specialmente ca trip, e faccio finta tutto con una 7-Up. A sotto cazzone tengo sparatrap, perché mi giro sempre i pillari da zip. Azz, azz. 25 anni dopo, e non mi pare, è vero, è vero. Mi piacciono i panini con il tofu e il seitan, e seguo quella dieta prettamente vegana, perché per esigenza sono diventato un fan di tutto il cibo bio che non provoca danni. È vero, è vero. Mi sono sempre levato da trippe si giua, una volta l'ho provato, è stato questo seitan, faceva così cifra che mi è rimasto in canna, ha girigliato di fianco, ora sto cagando. Azz! Azz! Chip, pone, buffettone, struscianata, canzottuna, borsa, pizza, cavata, cappucciata e baccagliata. Chip, pugno, buffettone, struscianata, canzottuna, borsa, baccara, cavata, cappucciata e baccagliata. Ah! Amma sfugata! Azz! Che carriera, Federico! Che carriera pazzesca la tua, eh! Molto carino, molto carino, molto carino. Diciamo la prima, quella di Sulla Porta, rivedendola mi sono ricordato, quella era la prima serata. Era la prima di serata quando io, adesso possiamo dire, io fui costretto, perché mi fu censurato il testo a Sanremo, e io fui costretto ad omettere la parola omosessuale dal testo. Quindi nella prima serata io canto "Sono un diverso, mamma, e questo ti fa male, e tu lo prendi come un tradimento". Però la terza sera, io che mi conoscete ormai, che vado sempre in direzione ostinata e contraria, la terza sera me ne fregai della censura e cantai "Sono un diverso, mamma, un omosessuale". Quindi mi sono ricordato, adesso rivedendo la registrazione, quella era la prima serata. La prima serata. Federico, sai che ti voglio dire su questa canzone? Che tu eri avanti... troppo avanti, peraltro lasciatelo dire, da uno come me che mastica di musica, quel pezzo lì aveva la firma di Bigazzi, a dirigere orchestra c'era Marco Falagiani, insomma voglio dire, stiamo parlando di una canzone che secondo me, per quanto mi riguarda, ancora adesso che te ne parlo, mi viene la pelle d'oca, perché poi, se la memoria non mi inganna, ci fu una, in una delle sere ci fu anche una standing ovation per te, te lo ricordi? Cioè la gente poi l'ha capita più di tutti gli altri quella canzone lì. No, è vero, diciamo che quella canzone, io ho sempre avuto subito il fascino degli chansonnier francesi. Infatti c'è stato l'ultimo decennio della mia vita artistica, sono un po' scomparso dalla grande, cioè dai media, perché mi sono dedicato un po' a una canzone di tematica sociale, quindi a un cantautorato più impegnato. Oggi, alla veneranda età di 60 anni, sono ritornato a divertirmi sinceramente, quindi ecco perché ho rivisitato le due anime che mi porto addosso, di Federico e Salvatore, ho aggiornato, quindi ho intenzione anche lo vorrei, spero di poter mantenere questa promessa, io ho intenzione di ritornare anche, diciamo, con un tour, diciamo, teatrale, e spero di venire in Sicilia con questo Federico e Salvatore Az 25 anni dopo, quindi perché no? Ti aspettiamo. Ti terrò presente.
Io non vedo l'ora. Io non vedo l'ora. Senti, che musica ascolti per adesso, Federico? Cosa ascolti? No, ma io sono un po' passatista, devo dirti la verità. Voglio dire, nel senso che sono siamo allora, in due. Sono nato essendo, diciamo, un chitarrista autodidatta, e quindi io sono nato con il rock progressive degli anni 70, quindi dall'hard rock di Deep Purple e Zeppelin, Grand Funk, al rock sinfonico di Genesis, Yes, Pink Floyd, Led Zeppelin, che oggi ritrovo molto, per esempio, che stimo molto, per esempio, i Maneskin. Mi ricorda molto Robert Plant dei Led Zeppelin. Come quindi no? C'è questa influenza che... E la musica che ascolto è varia, voglio dire. Il problema è, secondo me, che siamo un po' troppo filo americani. Sono d'accordo, mi trovi d'accordo. Sai che in Francia c'è... Sì, no, scusa se ti interrompo, ma lo sai certamente, in Francia, per tutelare la lingua francese e tutelare gli autori francesi, c'è una legge che impone alle radio francesi di mandare in maniera obbligatoria una percentuale maggiore di musica francese. Piuttosto che in Italia, ahimè, non si riesce a fare. Accendi la radio e senti cose che arrivano dall'estero, italiani, almeno Radio Italia, cose di questo genere. Esatto. E noi purtroppo ci ispiriamo, voglio dire, la canzone, cioè noi siamo i creatori della melodia, e quindi voglio dire, si è persa un po' la linea melodica a favore di questa, diciamo, della formula rap, che voglio dire, ci sono dei testi che sono interessanti, devo dire, delle belle realtà. Io parlo musicalmente, ho qualche difficoltà a seguire, diciamo, la musica attuale. E adesso, ecco perché sono sempre un po' rifugiato nei grandi chansonnier francesi. Infatti, beh, allora potresti andare d'accordo con Berlusconi. Perché? Perché un cavaliere. Ecco, il cavaliere ama molto gli chansonnier francesi, soprattutto. E allora Federico esatto. Va d'accordo. Federico va dal presidente, giustamente. Senti, ho una richiesta da farti. Ma lo fai quello scioglilingua che facevi con Clementino, per favore? Quale? Quello, la signora... No, com'è? Puppettone, guascetto, com'è? Io non so parlare il napoletano, figuriamoci. Quello che ho visto alla fine con Federico, con Clementino. Ah, sì, aspetta. E fammi fare, perché è tutto. Vabbè, se ce l'hai bene, altrimenti non ti preoccupare, se te lo ricordi bene, perché è uno scioglilingua pazzesco. Scippa, pone, buffettuno, struscionata, cazzottuno, morsa, pizza, capata, capuciata e paccariata. Scippa, pone, buffettuno, struscionata, cazzottuno, morsa, pizza, capata, capuciata e paccariata. In questo scioglilingua ci sono tutte le percosse napoletane. Ah, per capirlo. Allora, ship sarebbero gli ship graffi. Ok. Graffi. Okay. Pugna, pugni. Pugni. Buffettone, schiaffone. Lo schiaffo. Buffettone, struscionata, cioè il famoso strascino che nasce a Napoli. Cioè prendere per i capelli una persona e tirarla, strascinarla. Sì. Strascinata, cazzottuno, cazzotti. Pugno. Pugno sempre, cazzotti. Pugno, cazzottuno, capuciata, calci. Capuciata e calci. Ah, ok. Una capuciata e paccariata. Ma sai cosa a me del napoletano mi piace da morire quando, per dire, mia sorella è sora a me. No, com'è? Sora a me. Mentre se è sorella tua, è sora te. Ok. Fantastico. Mamma, patata, frata, sora. Esatto, fantastici. Io amo i napoletani. Sai che ti dico? Io amo i siciliani. Perché, allora, io facevo un pezzo, non so che tempo abbiamo. Vai. Uno spettacolo mio faceva la differenza e dicevo questa cosa, che a Napoli non esiste il verbo, diciamo, al futuro, il tempo futuro, non a Napoli. Per dire, io domani andrò a tagliarmi i capelli, in napoletano dico "Domani ma va a tagliare i capelli", cioè uso il presente, capito? Perché
perché non esiste. E io facevo questa battuta, dicevo: purtroppo a Napoli non c'è futuro. Ah. A Napoli. Però dicevo: ma i siciliani, dicevo, senti, i siciliani stanno un poco peggio, perché i siciliani parlano al passato remoto. Andasti a tagliarti i capelli, lo vedesti, dice, in Sicilia non c'è nemmeno il presente. No, no. Dico, no, però i siciliani hanno capito l'importanza del passato. Ah, perché il passato, questo era, diciamo, il inciso. Quindi, che bello. Quindi io vi voglio bene pur da lontano. Vi voglio bene. Adesso si dice dal remoto, no? Anche a distanza, allora, dal remoto, come siamo oggi noi. Perché noi col passato... passato remoto, siamo a posto. Senti, c'è Francesco che scrive: ciao, è davvero molto bello rivederti, continuo a seguirti sui tuoi social, forza Napoli, e mi chiede questo ragazzo: rifaresti quello che hai raccontato prima sulla canzone Sulla Porta? Se tu adesso potessi tornare al festival quella stessa sera, ridiresti Omosessuale? Sì, però probabilmente io ho sbagliato i tempi, secondo me, perché io ho spiazzato un po' il pubblico, perché dopo la grande, diciamo, la grande esposizione televisiva e il successo, diciamo, di Az, è chiaro che da me si aspettavano una canzone, diciamo, alla Federico Salvatore. Quindi arrivai, poiché, voglio dire, l'esigenza era quella probabilmente di mostrare anche una faccia diversa, perché io da giovane sognavo di fare il cantautore. Poi dico, divento cabarettista per rappresaglia, perché Napoli mi ha dato questa faccia che funziona, e poi il teatro canzone che nasce a Napoli, no, da Viviani. No. Quindi abbiamo questa grande opportunità, questa grande. E quindi ho giocato e ho sfruttato questa carta. Però fui invitato da Baudo a partecipare al Festival di Sanremo, e quindi dico, il Festival della Canzone Italiana. Ci tengo, perché scrivo anche delle cose sociali e delle tematiche diverse, anche nei dischi precedenti, perché la verità è, Sulla Porta è una rivisitazione in lingua, in italiano, di un brano che io ho pubblicato e ho dedicato ai Viados nell'album Az. Era quel brano che si chiama Venim Amour, napoletano, che piaceva molto a Bigazzi. Dice, che bella sta canzone che io dedicai diciamo, i Femminiel a Napoli si chiamano, i Viados. Esatto. E quindi, ascoltando, sentì questa musica molto francese, molto Jacques Brel, e io dico, Giancarlo, al grande Bigazzi, dico, se io provo a metterci un testo su questa musica, e scrissi, la notte scrissi questo brano, il testo Sulla Porta, che poi è stato, diciamo, corretto da Beppe Dadi, insieme, e quindi nasce la canzone. Però, diciamo, c'era lo spunto precedente di una canzone in napoletano che avevo scritto proprio per questo argomento. Quindi probabilmente lo rifarei, ma prendendomi più tempo. Cioè, forse, Federico, probabilmente... Lo seguirai il festival? Sì, no, con grande curiosità. Anche perché voglio vedere quest'anno come senza pubblico, non ho capito come... Esatto, anche noi siamo curiosi. Sai, io confesso, essendo un tradizionalista pop... che quando mi hanno presentato il cast ho faticato, ma per colpa mia, nel senso che non mi sono documentato. Cioè, io non conosco Willy Peyote, non conosco Fulminacci, cioè so chi sono, ma... Però, io conosco personalmente Orietta Berti. Va bene, allora siamo coetanei. Senti, prima di chiudere... Mi dici un artista napoletano che secondo te rappresenta più di tutti Napoli, non per fare torti agli altri, perché questa è la classica domanda che poi magari tu dici, però sai, dico questo e si offende quello. Il problema sai che a Napoli cantano tutti quanti bene, capito? È vero. No, ma della mia generazione. Sì, in generale, Federico. Io stimo molto Clementino. Ah, Clementino, l'abbiamo visto prima con te, come no, è fortissimo. E ho scoperto che è un mio sostenitore, è un mio fan. Ah, quindi quando l'ho chiamato perché volevo fare questa cosa, lui è stato felicissimo. E devo dire, finalmente... Ha fatto un sacco di visualizzazioni su YouTube. Cioè, tu sei, che sei un influencer, uno YouTuber, lo sai, no? Non mi sento tanto bene in questo periodo. Spero che sia un influencer e non un Covid. Senti, ti trattengo ancora qualche minuto e do il buon pomeriggio ad un altro grandissimo artista,
che stimo molto e che ho seguito tanto tanto alla TV e che seguo adesso anche sui social. Do il buon pomeriggio a Marcello Cirillo. Marcello, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te e a Federico. Ciao, e a tutti i tuoi ascoltatori. Ciao. Grazie, grazie per essere con noi. Marcello, come stai? Sto bene, stavo facendo le prove di Casa Marcello Night che andrà sabato alle 21. È sì. Uno speciale su Sanremo, si chiamerà Sanremo Mad, ovvero musica a distanza. Ah, ecco, ecco, perché ormai purtroppo quella ci tocca fare, purtroppo. Senti, esatto. Marcello, beh, tanto tu sta storia del night ce l'hai dai tempi di Renzo Arbore, mi pare di capire. Insomma, ormai allora, ho avuto Arbore ospite in trasmissione da me, che bello. E appunto ci siamo divisi, nel senso che lui, nightarolo, esatto. Io sono piano barista. Ah, ecco. Quindi lui faceva il night degli anni 60 e quasi 70. Io alla fine degli anni 70-80 ho cominciato il piano bar insieme al mitico Antonio con il duo Antonio e Marcello. Come no? Chi se li dimentica più? Chi se li dimentica più? Senti, prima di lasciare Federico faccio un'ultima domanda a Federico. Federico, ti piace la televisione di oggi? C'è una domanda di riserva? No, però ti puoi avvalere della facoltà di non rispondere. No, non la seguo più tanto. Voglio dire, se c'è, è come la musica, no? La musica, sì. La nostra musica, perlomeno noi avevamo un'alternativa. Ti dicevo, no? La musica leggera che ho sostenuto e mi sono divertito anche a dissacrarla con i miei primi brani. Sì. Con tutte le varie. Però avevamo l'alternativa, che è il Banco, la PFM, gli Area, voglio dire. Beh. Oggi invece l'alternativa, almeno televisiva, non c'è sta. Allora, però a buon imprenditore, no, sapete cosa? Che durante le mie dirette io dico sempre a tutti gli artisti che incontro, a gente come voi che peraltro fa anche i dischi e tutto il resto, per anni ci hanno venduto qualunque cosa da mangiare con l'olio di palma. Inspiegabilmente ad un certo punto ogni prodotto non contiene olio di palma. Adesso secondo me nei dischi bisognerebbe scrivere: questo disco non contiene tracce di autotune. Secondo me dovrebbe essere scritto. Voi che ne pensate? Marcello, tu che ne pensi? Allora, l'autotune nasce da autotune è un fatto tecnico. Esatto. E nasce adesso, da un errore. Quando Cher fece un disco e le correggevano l'intonazione, perché a questo serve l'autotune, sono tutte le notine che tu intoni la tua voce. Quindi se tu hai preso un La sbagliato che non è proprio vicino al La, metti l'autotune e te lo cambia. E lui te lo porta. Quando l'errore è molto grande, viene quell'effetto così. E da questo errore i produttori di Cher hanno detto: cazzo, è figa sta cosa. Beh. E l'hanno lasciato sul suo successo. Da quello però è diventata un'invasione barbarica, quindi adesso tutti utilizzano questo strumento che è nato per errore e è diventata una cifra stilistica. Sì, stiamo parlando credo di Believe, la canzione credo fosse Believe, in cui c'era questo autotune. Esatto. Allora Federico, grazie per essere stati con noi. Volevo chiedere a Federico una cosa. Prego, vai Marcello. Federico, ma tu sei stato a Sanremo? Sì. Nel 1919, nel 96, nella 96 con quella canzone Sulla Porta. Ah, come no, bellissima. E mi è bastato. Ti è bastato perché? Hai subito ingiustizie? Ma noi abbiamo anche condiviso, se non vado errato, un qualche Viva Napoli insieme. Come no, certo, sì. È vero, certo. Sì, è vero. Dico, mi è bastato perché ne parlavo prima, sono stato, diciamo, il vincitore amorale di quella edizione. Una canzone intensa, bella, con un tema che a quel tempo, proprio perché censurarono la parola omosessuale, a quel tempo era avanti di 20 anni, Federico Salvatore. La soddisfazione, capito, di aver infranto questo tabù sul palco dell'Ariston. Bravo, col senno di poi ti dico bravo, anche se mi sento di dirti oggi te l'hanno fatta pagare più del dovuto, lasciamelo dire. Ma questo è quello che penso io. Io vengo a Palermo,
Ti aspettiamo. Minaccia, no? No, è una promessa. È una promessa. Grazie Federico. Ciao Federico. Viva Napoli. Ciao maestro. Grazie. Ciao bello mio. Grazie. Allora Marcello. Io ti faccio i complimenti perché io, insomma, tu hai un utilizzo dei social pazzesco, cioè ti stai divertendo tantissimo. Sto cercando di fare di necessità virtù, quindi nel momento in cui ci siamo ritrovati perduti nella solitudine del lockdown, mi sono detto che faccio, mo? Io sto a casa con mia moglie, mia cognata, mia suocera, i bambini, cioè i miei nipoti, mia figlia, cioè allora devo inventarmi qualcosa, mamma mia, per evadere, esatto. No, a parte gli scherzi, è stato un momento secondo me molto triste, però per alcuni di noi è stato anche un momento di creatività, quindi di ritrovare se stessi appunto nella solitudine, che poi è il momento migliore per l'artista, no? Di creare. E quindi io ho creato questo web show che prima è partito solo per fare compagnia alle persone a casa che soffrivano di solitudine come me. E poi piano piano è diventato un programma adesso molto visto sul canale YouTube Diretta Web Casa Marcello. Senti Marcello, tu hai tantissimi anni, hai accompagnato gli italiani del mattino, no? Su Rai 2 insieme al Michele Guardì, è quella televisione di un tempo. E a netto non voglio entrare nei meriti di faccende, magari da destra non me ne frega niente, però voglio chiederti, intanto la prima cosa che prima di chiederti è: si sente la tua mancanza? Io che faccio televisione te lo posso dire non ti dico da professionista, perché è una parola troppo grossa, e quindi da persona che fa questo mestiere, mettiamola così, ti dico che si sente la mancanza. La seconda cosa però che mi sento di dirti è che secondo me quella trasmissione lì ha fatto il suo tempo grazie anche al fatto che c'eri tu. Ora che non ci sei più è un'altra cosa, fidati, lasciatelo dire da me. E la seconda cosa che ti chiedo è cosa ti ha lasciato quel programma, tutti quegli anni di dirette, raccontami un po', cosa ti è rimasto? Beh, la capacità innanzitutto di assorbire da un genio come Guardì, di assorbire quella velocità di saper giorno dopo giorno inventare il programma con problemi che succedevano da un momento all'altro, con, che ne so, la sera prima era successo qualcosa di grave e il giorno dopo si cambiava la scaletta, quindi si cambiava tutto, si cambiavano le canzoni, si cambiava il mood proprio della trasmissione. Quindi questa capacità di improvvisare, questa capacità di inventarsi il quotidiano, è per me stata un'esperienza fantastica che mi porto dietro, e riesco oggi a fare quello che faccio anche con mezzi, insomma, così molto casalinghi, grazie a quell'esperienza lì. Senti, tra una settimana parte Sanremo, tu qualche anno fa avevi provato una canzone su Sanremo, ricordo male? Io avevo provato con Antonio, con il mitico duo Antonio e Marcello, avevamo provato ad andare a Sanremo con una canzone scritta da me e da lui, e fino al, mi pare, al, mi ricordo, si davano forse il 6 gennaio, si davano, no, sì, forse sì, i nomi, eravamo dentro la sera, e la mattina, quando abbiamo poi scoperto, eravamo fuori. È stato l'unico tentativo. Noi abbiamo fatto Sanremo come ospiti nel 1983 per tre serate consecutive. Immagino lo seguirai. Prima, nella chiacchierata con Federico Salvatore, dicevo, facendo una sorta di mea culpa, quando ho letto il cast ho faticato, nel senso che Comacose, piuttosto che Fulminacci, piuttosto che Willy Peyote, io non avevo idea di chi fossero, chiedo venia per questo, poi sono andato a documentarmi anche perché li incontrerò per nei forza, prossimi Massimo. Giorni. Ti chiedo, ecco, com'è cambiata la musica italiana secondo te? Tu hai fatto il Piano Bar, che è una scuola pazzesca. Sì, una scuola, è cambiato, oggi non c'è molto... non c'è quella cosa di dover lavorare tanto, fare tanti sacrifici, buttare il sangue tutte le sere in un locale, cercare di capire quello che funziona, andare alla raccolta di anime, di fan che piano piano ti cominciano a seguire e seguono il tuo modo di essere, di cantare, di essere artista e uomo. Oggi è un po' il contrario, nel senso che oggi si parte dalla sonorità, si parte da un programma che ti dà successo
e poi ti trovi ragazzi che non sanno stare sul palcoscenico, esatto, che non sanno, che non hanno un know-how, sono, insomma, ecco, questo dico, anche se io ringrazio trasmissioni come quelle di Maria Di Filippi o come X Factor, perlomeno c'è una possibilità, o come Sanremo, però diciamo che il percorso è completamente diverso. I youtuber famosi si ritrovano magari a Sanremo e non sanno esattamente cosa vuol dire fare una scaletta o affrontare un pubblico di indemoniati nelle piazze italiane. Senti, tu hai anche raccontato in un musical Don Bosco. Sì, e beh, quella è stata la cosa forse più importante della mia vita, proprio come, non solo come artista, ma proprio come uomo. Saper imbibirsi di quell'amore che quest'uomo, prima di diventare santo, ha dato per gli altri, per cercare di creare un mondo d'amore, per me è stata una fatica, perché rappresentare lui per me è stato molto 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 faticoso, è una responsabilità troppo grande per me, però alla fine mi ha cambiato anche proprio umanamente nei rapporti con gli altri, capendo che se ognuno nel proprio mondo riesce a creare un po' d'amore, questo diventa poi, come dire, il proprio vicino lo può fare anche e può diventare, come ha fatto lui, un mondo d'amore. Senti, allora, raccontiamo, in questo momento ci sono quasi 1000 persone solo in diretta Facebook, più tutti quelli della TV, più tutti quelli che saluto saranno... tutti! Ci sono tanti messaggi per te, perché sai cosa? Quando la gente ti vede, è come se vedesse un parente. Quanti anni di TV? Questo è vero, allora, io ho cominciato... Io racconta! Fatti cose l'ho fatto, mi pare, per 20 anni, o forse anche di più. Ma la cosa bella è sempre stata così, quando... si facevano i concerti nelle piazze, a parte che ancora oggi, fino all'altro anno, la gente non se ne è accorta che i Fatti Vostri non ci sono più, perché mi continua, sì, che bello, la vedo tutti i giorni con Magalli e poi ti danno le pacche in faccia, ti abbracciano come se fossi uno di famiglia, e questo a me veramente mi riempie il cuore di gioia. Io faccio forse più autografi e più fotografie che musica. Ma stavo per dire questo, io sono testimone oculare di un'edizione del Festival di Sanremo in cui tu eri davanti l'Ariston i collegamenti, e tra un collegamento e l'altro io vedevo la gente assiepata lì ad aspettare te, e tu non ti sei negato a nessuno, questa cosa mi colpì. Mi colpì, sei stato lì ore intere, faceva freddo peraltro quel pomeriggio, quella mattina, e tu sei rimasto lì a prendere freddo, a firmare e fare foto con tutti. Massimo, vogliamo dire una cosa seria, diciamola, una volta per tutte, farla capire anche ai nostri colleghi che invece un po' se la tirano? Il pubblico è il nostro unico datore di lavoro. Nel momento in cui il pubblico ti abbandona, tu non sei nessuno, quindi quei personaggi che arrivano e vanno via con la macchina e col bodyguard senza cagare nessuno, io li leverei proprio dalla faccia dello spettacolo, perché il pubblico si merita di essere rispettato e amato quanto lui ti ama. Sono d'accordo. Lo sento veramente questo, non è per questo vale anche per chi si deve... Sei. No, ma te lo dico perché lo so, e soprattutto te lo dice uno che... A Sanremo ha fatto ore interminabili per avere delle interviste alle quali poi non lo so bene, dato seguito, per cui lo so. Ne abbiamo parlato una volta. Prima di lasciarti, raccontiamo dove ti possiamo seguire. Allora vai. Domenica, innanzitutto, mi vedrete a Quelli che è il Calcio, perché sono inviato sia questa domenica che l'altra, 7 marzo. Sarò inviato per... Io seguo il Crotone da Calabrese. Vai, forza Crotone. E quindi... Crotone Cagliari, siamo ultimi in classifica, non credo che ci ritornerò mai più. Però poi intanto... sarà Crotone Torino, e poi mi vedrete questo sabato sul canale YouTube Diretta Web Casa Marcello. Mi potete seguire anche sul social Casa Marcello, che è su Facebook e su Instagram, con tutti gli appuntamenti. Questa puntata è dedicata a Sanremo, ci sono molte molte cose carine, moderne, attuali, con la musica a distanza, diretta dal maestro Demo Morselli. Mamma mia ragazzi, il maestro Morselli. Marcello, prima di lasciarti, ultima domanda, mi dici il titolo di una canzone di Sanremo che ti è rimasta nel cuore? Guarda, ce ne sono veramente tante. Per i duetti
sicuramente vorrei incontrarti fra 100 anni. Capolavoro mitica, assoluta. Capolavoro di Roma, proprio il vero senso del quartetto con la voce della donna che viene modulata con una modulazione chissà di musica, capisce che poi si rincontrano insieme fondendo le loro voci. E poi una canzone sicuramente dirompente, Vasco Rossi, Vita Spericolata, vada al massimo. Wow. E poi una canzone di grande emozione e di grande cuore che rimarrà in eterno, e Perdere l'amore. Perdere l'amore. Senti, io la butto lì, non vorrei abusare della tua generosità, ma ti posso chiedere se giovedì prossimo ti colleghi con me 5 minuti e mi dai un tuo pensiero su quello che hai visto di Sanremo? Ti va? Posso chiedertelo? Allora, durante io farò le prove, perché noi andremo in diretta venerdì. Ah. Guarderemo il festival, scusate, vai. E lo faccio molto volentieri. Grazie, certo. Allora ci prendiamo questo impegno. Grazie Marcello, Dio ti benedica. Ciao. Salutami tutti i tuoi fan, salutami Palermo, Enzo Paolo Turchi, che so che è amico tuo. Come no, siamo amicissimi, lui peraltro per ora ha chiuso purtroppo la palestra, il centro danza, purtroppo, insieme a Carmen Russo. Però viene certo qua a scuola da me, vieni in accademia da me. Allora abbraccialo tu per me, mi raccomando. Ciao Marcello, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti. Dio ti benedica, baci, ciao. Grazie. Allora, archiviamo anche questa puntata. E abbiamo peraltro l'abbiamo finita in punto preciso. Prima di lasciarvi, però, buon compleanno Biagio, buon compleanno al nostro editore, a colui che rende possibile tutto questo, a colui che dà vita a Blog Sicilia insieme a tutta la sua redazione. A nome mio, a nome di tutti i ragazzi che lavorano in redazione, nel gruppo, ti facciamo tanti auguri di buon compleanno, 100 di questi giorni, caro editore. E poi martedì prossimo, quindi 2 marzo e giovedì 4 marzo, due puntate speciali di Casa Minutella dedicate al Festival di Sanremo. Non vi anticipiamo nulla e basta. Baci, ci vediamo martedì prossimo. Sigla, ciao.